L'epoca che chiamiamo di Augusto è un'epoca straordinaria, praticamente ci sono tutti lì. C'è Virgilio, c'è Orazio, c'è Ovidio, Tibullo, Properzio, insomma tutti i grandi poeti della letteratura latina o quasi sono raccolti attorno a lui a Mecenate, sono in quel periodo. Orazio c'è con una cifra però che è sua, particolare, ed è una cifra che oscilla fra un lieve pathos, molta ironia e una straordinaria eleganza. La produzione poetica di Orazio si può suddividere in due ambiti, che in parte corrispondono a due diverse facce dell'autore. Nel primo ambito rientrano i due libri delle satire che Orazio chiama anche Sermones, pubblicati tra il 35 e il 30 a.C., e i due libri delle epistole che risalgono al 20 a.C. e al 18-13 a.C. Si tratta di componimenti in esametri dall'andamento discorsivo, vicino al ritmo e alle modalità della prosa. Le due opere aprono e chiudono l'orizzonte di quello che Dante definisce nel quarto canto dell'Inferno, l'Orazio satiro, cioè l'Orazio cantore della saggezza, dei vizi da evitare, di un modello di vita all'insegna della misura, il modus, unica dimensione nel quale il singolo può raggiungere la virtus e con essa la pace dell'anima. E di cosa si parla in queste satire o nelle sue epistole, che sono indirizzate ovviamente a dei corrispondenti? Beh, si parla della vita, si parla dei piaceri, si parla delle sofferenze, si parla di come evitare le sofferenze, si parla dei vizi degli uomini, ma sempre in una maniera bonaria però. Non è violento Orazio, non fa la morale a nessuno, la suggerisce in qualche modo, suggerisce delle vie per essere felici, o perlomeno meno infelici, suggerisce delle vie per affrontare quelli che sono poi i grandi temi dell'esistenza, cioè il passare del tempo, la precarietà, la morte che ci può attendere da ogni angolo di strada. E questo però lui lo fa in quella maniera che poi sarà definita oraziana, cioè un po' bonaria, un po' elegante, un po' ironica e soprattutto con una lingua, una eleganza di stile che è straordinaria. Dalle due opere affiora quindi l'immagine di un Orazio sereno, un poeta del controllo e della ragione, che tuttavia riesce a concedersi le gioie della vita, il vino, le amicizie, l'amore, ma sempre all'insegna del modus, della misura. Il secondo versante della poesia di Orazio è costituito dalla produzione lirica, nella quale rientrano due raccolte poetiche. Da una parte abbiamo gli Epodi, 17 componimenti ispirati sia per i temi che per le scelte metriche alla poesia giambica greca di Archiloco e di Ippolate. Rispetto al tono umano e comprensivo delle satire, gli Epodi si distinguono per la vena più aggressiva e polemica, riflesso di una passionalità giovanile profondamente segnata dalla delusione politica dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C. Dall'altra abbiamo i Carmina, più comunemente indicati con il titolo di Odi, composti in due fasi, tra il 30 e il 23 a.C. e il 17-13 a.C. È una raccolta poetica che racchiude 104 componimenti, in cui Orazio perfeziona l'esperienza lirica avviata dai poeti Novi e da Catullo, recuperando al contempo la grande tradizione lirica greca del VII-VI secolo a.C., rappresentata da Archiloco, Alceo, Saffo e Anacreonte. Quando dalle satire e dalle epistole si passa poi alla poesia lirica di Orazio, ai Carmina, alle Odi, beh, lì si incontra un Orazio ancora diverso. Ha lo stesso, come dire, ha lo stesso gusto della sfumatura leggera, no? Della leggerezza, dell'eleganza, però i temi a volte sono assai più profondi, più seri. Dagli Epodi, ma in modo particolare dai Carmina, affiora un'altra faccia o immagine di Orazio, quella del poeta divorato dalla cura, dall'angoscia esistenziale. È proprio questo, secondo l'interpretazione del filologo Alfonso Traina, il nucleo più profondo dell'ispirazione oraziana.